Il nuovo DPCM, che diventerà effettivo da lunedì 4 maggio, è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa. Ma cosa cambia in sostanza dal 4 maggio? Sia gli incontri con i familiari più stretti, alla ripresa delle attività sportive anche lontano da casa, purché a distanza dagli altri, alle cerimonie funebri, ma soltanto alla presenza dei familiari più stretti. Saranno ancora vietati gli spostamenti da regione a regione, anche se sarà consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Obbligo di mascherine in luoghi pubblici al chiuso ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19. Inoltre il Ministero dell'Interno precisa che ci si può recare a fare la spesa o andare in farmacia in un comune diverso dal proprio solo se strettamente necessario. In linea generale ci si dovrà recare con le dovute precauzioni presso i punti vendita più vicini alla propria abitazione. Dal 4 maggio riaprono anche parchi, ville e giardini, ma resta il divieto di assembramenti. Potranno riprendere le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti. Ci si potrà allontanare dalla propria abitazione, ma rispettando la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone, se si tratta di attività sportiva più dinamica, mentre basterà 1 metro se si tratta di semplice attività motoria. Per la gestione dell'ingresso e dell'uscita dei dipendenti delle imprese si favoriscono orari di ingresso e uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. Dal 4 maggio sarà consentita anche attività di ristorazione con asporto e non solo di consegna come finora. Occorrerà mettersi in fila, entrare uno alla volta e il cibo si consumerà a casa, non davanti al ristorante. Le scuole riapriranno a settembre, tornano gli esami all'università e riaprono le biblioteche negli atenei italiani con misure organizzative di prevenzione e protezione. No a feste, spettacoli e visite ai musei, sospesi anche gli eventi e i match sportivi. Restano chiusi parrucchieri, barbieri e estetisti che potranno riprendere la loro attività dal 1 giugno in attesa di dettagli sulla riapertura. Sono sospese le cerimonie civili e religiose. Resta il regime dell'autocertificazione.